Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La storia di un popolo nel ricordo di persone che hanno dato la vita per il bene comune, un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, che non ha tavola di valori, che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per esprimere questa fraternità tra di noi e Dio Padre, vogliamo pregare come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci ingiungi in tentazione, ma non ci lasci da mano. Si benedetto tuo Padre e il Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo, per il nostro fratello Gian Battista Rosa. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te e anche i morti affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Prima della spensione della tua benedetta, possiamo recitare la preghiera San Michele. San Michele Arcangelo, nostro celeste patrono, che hai vinto gli spiriti di Pietro, nemici della verità e della giustizia, rendi forti e generosi nella reverenza e nell'adesione alla legge del Signore, quanti la patria ha chiamato ad assicurare ai suoi cittadini concordia, onestà e pace, affinché nel rispetto di ogni legge sia alimentato lo spirito di umana fraternità. Per questo riproviamo per tuo patrocinio rettitudine alle nostre menti, rigore nei nostri voleri, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità della nostra terra. Amo. Ravviva il mio Padre il segno di quest'acqua benedetta, il corpo del battesimo che ci ha fatto i tuoi figli ed è eletti la mia vita. Ed ora insieme possiamo recitare l'Eterno Cristo. L'Eterno è nostra. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Questa sera vogliamo fare memoria di un servitore dello Stato, defunto Gian Battista Rosa, 29 anni fa, in un incidente che con la sua vita si è conclusa improvvisamente. La polizia lo ricorda insieme ai suoi cari e vogliamo con questa celebrazione eucaristica ricordare innanzitutto che nel Signore noi da Lui veniamo e a Lui ritorniamo. Vogliamo alimentare questa speranza, in modo particolare nutrendoci dei sacramenti che il Signore mette nelle nostre mani a disposizione per il nostro cammino di Torino. E allora all'inizio di questa celebrazione eucaristica affidiamoci alla misericordia del Padre. Dal libro dei Proverbi. E il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alti di un cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è l'utilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo scavallo viene punito, l'inesperto diventa saggio, e gli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi.
Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge in eterno, per sempre. Guidami, Signore. Gesù sta in casa,
mentre i suoi genitori, la madre e i suoi familiari sono fuori, ma non è semplicemente un luogo fisico. Quante volte possiamo stare lontani, e in questo senso quindi fuori, fuori dalla comunione con Gesù, fuori dalla comunione con la Chiesa, fuori dalla comunione con quelli di casa nostra. E quindi può indicare uno stare più lontano, una distanza che non è semplicemente fisica, una distanza di affetti, una distanza di comprensione, una distanza di amore. Certo, Gesù poteva mai dire alla madre sua che non era in comunione con lui, per questo ho detto che è un monito per quelli che ascoltavano in quel momento la parola di Gesù e quindi anche per noi oggi. L'ascolto della parola di Dio è fondamentale per poter vivere in comunione con Dio. Se non ascoltiamo la parola di Dio, non possiamo fare la volontà di Dio. E quindi non potremo metterla in pratica questa parola. Maria, la madre di Gesù, certamente ha ascoltato la parola di Dio e l'ha messa in pratica. Se Maria non avesse ascoltato l'invito dell'angelo, non sarebbe diventata la madre di Gesù. Ma non solo. Poniamo un ascolto ancora maggiore a questa parola. Maria con Giuseppe hanno guidato Gesù nella crescita, anche nel comprendere la volontà di Dio. Ebbene, l'ascolto è importante anche nelle famiglie nostre, oggi. Se c'è un bel ascolto dei genitori verso i figli, dei figli verso i genitori, se c'è un bel ascolto nei diversi luoghi in cui siamo chiamati a educare, a far crescere le coscienze, a edificare le coscienze, le parrocchie, la scuola, i centri sportivi e in qualsiasi altro ambiente dove l'uomo è in relazione con l'altro. Ecco, veramente noi possiamo fare, seguidati da buoni sentimenti, seguidati dall'essere cristiani, la volontà di Dio. Questo è importantissimo. Quanto ascolto diamo e alla parola di Dio e a noi stessi, alle persone che ci sono attorno. Vedete come dall'ascolto può nascere una situazione di pace, di armonia, di comunione tra le diverse persone. Quando invece si parla con ira, si parla con violenza, quando non si è guidati da sentimenti di carità, quando non si è disposto praticamente a questo ascolto, siamo chiusi in noi stessi. E l'essere chiusi in se stessi non conduce a niente di buono, conduce soltanto a pensare a se stessi e purtroppo anche a volte a scamazzare l'altro perché il mio io possa prevalere sull'altro, perché la mia convinzione, la mia idea possa prevalere su quella dell'altro. L'apertura invece, l'accoglienza, il dialogo ci pongono in un atteggiamento diverso. Gesù è stato capace di accogliere tutti, di ascoltare tutti e di guidare tutti ad una comprensione piena della propria vita e ancora di più della missione che il Signore compie a ciascuno di compiere. E allora, ecco, se Gesù ha ascoltato lui per primo la voce del Padre suo, come non potremmo ascoltarla anche noi, che abbiamo maggiormente bisogno di questo incontro con Dio. Gesù ci precede su tutto, su ogni fronte, su ogni campo. Allora non possiamo fare altro che ascoltare quanto Lui stesso ci chiede per rimanere nella comunione piena con Lui e con i nostri fratelli. E allora questo ricordo particolare che facciamo questa sera del nostro fratello Gian Battista. Pensiamo anche all'ascolto, all'obbedienza che dobbiamo al nostro lavoro, non solo qui dicevo prima la famiglia, ma anche negli ambienti di lavoro, nelle diverse situazioni della nostra vita.
troppo a volte portano a delle circostanze che possiamo dire certamente imprevedibili, ma dove quell'obbedienza può costare la propria vita. E allora noi dobbiamo certamente cercare un capo espiatorio, ecco, per la circostanza avvenuta ormai 29 anni fa, ma dobbiamo certamente dire che ogni vita ha la sua importanza e stare qui a ricordare ancora dopo tanti anni questo, come si fa solitamente nel corpo della polizia, tra i carabinieri e altri corpi di arma dello Stato, ecco, vuole essere un segno che richiama a questa importanza. Ogni vita certamente ha il suo valore e non può essere dimenticata. Lo facciamo anche in modo particolare con questa celebrazione eucaristica, che vuole esprimere un sentimento religioso, vuole esprimere da parte dei familiari una fede che certamente dobbiamo sempre più alimentare e dobbiamo sempre più far crescere dentro di noi. E allora il sacrificio di Cristo, che è un sacrificio che ha portato la salvezza ad ogni uomo, doni anche al nostro fratello Gian Battista il riposo e la pace eterna. E a noi, ai suoi familiari, ai suoi figli, che siamo qui ancora sulla terra, concetta il Signore, per la forza del suo amore e il nostro impegno, il nostro desiderio di camminare sempre nella sua luce e di perseverare nel bene. Nel bene che abbiamo anche ricevuto come insegnamento del nostro caro e che attraverso il raggiungimento del suo buon bene, cioè di Dio, possiamo poi un giorno ritrovarci insieme e lì godere per sempre della presenza beatifica del Signore, godere per sempre senza alcuna stanchezza dovuta all'inevitabile corso della vita terrena, godere pienamente della presenza di tutti i e anche dello stare di nuovo insieme. Grazie al Signore. Innalziamo a Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per voi Maria, Vergine e Madre, insieme con tutti i santi della nostra terra. Preghiamo insieme, diciamo, proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi, di Santa Caterina da Siena e di San Michele Arcangelo, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorra efficacemente all'edizione di una vera casa comune in Europa e nel mondo. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia tra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature, Dio creatore e Padre, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, prefetto, questore, poliziotti, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo. Preghiamo. Proteggi.
servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti nella difesa del bene comune. In maniera particolare ricordiamo il poliziotto Giambattista Rosa, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi un monito efficace alla realtà e alla concordia. Preghiamo. Protegge il tuo popolo, Signore. Per le famiglie di coloro che hanno perso la vita, per il bene comune. In maniera particolare ricordiamo la famiglia del nostro caro poliziotto Giambattista Rosa. Il Signore dia loro consolazione e sicurezza. Che il loro esempio resterà impresso nella memoria di tutti. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Padre della gloria, che hai mandato il tuo figlio non per essere servito, ma per servire e dare la vita per noi, fa che possiamo corrispondere a questo immenso dono d'amore con una esistenza che sia trasparenza della tua volontà di comunione e di pace. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Padre Lucio, mentre tu spezzi
spezzavi la parola, il pensiero diretto mi veniva in mente questo: accennavi all'ascolto, all'accoglienza. Quante volte non preghiamo per chi ci ascolta, per chi ci guida. E il lavoro silenzioso delle forze armate è proprio questo: non soltanto custodirci, ma guidarci, mettere in sesto anche le leggi per questi figli che a volte non le seguono. Vi chiedo di continuare a pregare stasera, quando ritornate a casa, proprio per le forze armate, proprio per queste persone che lavorano in maniera silenziosa, anche quando noi non li vediamo. Sembra che riprendono il secondo aspetto che diceva Benedetto XVI della Chiesa, il polmone pulsante, la preghiera orante. Noi non li vediamo sempre attivi, ma chi ci guida in vario titolo certamente fa un lavoro egregio che non si vede. Che il Signore possa benedire gli sforzi di queste persone che mettono a volte in repentaglio anche la propria vita per il bene della patria. Grazie ancora. Anche io porto il saluto di Padre Pietro, che come cappellano della polizia di Stato doveva essere qui questa sera, ma ha impedito per altri impegni, e allora l'ho sostituito. Noi viviamo insieme a Potenza, quindi è stato facile questa sostituzione. Ringrazio voi, Giovanni Mosè, nostro diavolo, padre. E ovviamente un saluto, ecco, va ai familiari del defunto Gian Battista, anche da parte di Padre Pietro. Il Signore sia con voi. E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Amen.